Che Dio ci aiuti 5, trama terza puntata. La verità di Maria. Proiettiamoci subito sulla terza puntata di Che Dio ci aiuti 5, che andrà in onda sempre su Rai 1. Suor Angela e Suor Costanza raccolgono i frutti delle loro ricerche, rispettivamente su Maria e sulle gemelline. Gli atteggiamenti ambigui della nipote di Suor Costanza sarebbero dovuti al fatto che è minacciata da un suo ex compagno. Daniele e Silvia invece sarebbero state abbandonate dalla mamma, partita in cerca di fortuna in America. Nico è sempre più intenzionato a legarsi a Maria, ma qualcosa ancora lo frena. Valentina in ripresa. Anche Azzurra sorprenderà tutti con una comunicazione shock. Quale sarà? Prima di approfondire ogni dettaglio riguardante tutti i protagonisti di Che Dio ci aiuti 5, cerchiamo di riassumere gli ultimi avvenimenti. Che Dio ci aiuti 5. Dove eravamo rimasti? Il forte interessamento di Gabriele a Valentina sospetta moltissimo Suor Angela, che decide di approfondire e di affiancarsi ad Azzurra nella ricerca della verità su quanto accaduto. Scoprirà che proprio il dottore è la causa di quanto è successo alla giovane. Nico e Maria iniziano una vera e propria relazione segreta che è scoperta però da Ginevra, la quale inizia misteriosamente ad ostacolarli. Che Dio ci aiuti 5, trama terza puntata, episodio 5. Basta un click. Le indagini di Suor Angela sui segreti di Maria portano i loro frutti. La nipote di Suor Costanza sarebbe sotto le minacce di un ex fidanzato. La situazione non sembra per niente tranquilla e per cercare di risolverla la madre superiora chiede aiuto anche a Nico. Altro mistero viene invece risolto da Suor Costanza e riguarda le gemelline Daniela e Silvia. Scopre infatti che la madre le ha abbandonate con la speranza di andare a cercare fortuna in America e che le bambine sanno di questa cosa, ma lo hanno tenuto nascosto. Grazie alle premure di Azzurra, che cerca di non lasciarla mai sola, Valentina sta riacquistando il sorriso. Anche se la giovane, ancora convalescente, spiazza tutti con una decisione che potrebbe rivelarsi molto pericolosa. Che Dio ci aiuti 5, trama terza puntata, episodio 6. Tu chiamale se vuoi fissazioni. Ginevra chiede aiuto a Suor Angela, in quanto si trova a dover affrontare una situazione molto delicata, che riguarda i suoi alunni. Nico sembra più preso dalla sua relazione con Maria, tanto che arriva a chiedergli di consolidare il tutto stando di più insieme. La giovane potrebbe anche essere interessata, ma trova alcuni atteggiamenti di lui un pochino ambigui. Anche Azzurra annuncia una sua decisione molto importante. Poiché Valentina sembra essersi ripresa, ha deciso di mettere di nuovo in vendita il convento e quindi si è messa alla ricerca di un nuovo compratore. Qual è questa decisione di Valentina che potrebbe essere molto pericolosa per lei? Perché Nino continua ad essere ambiguo con Maria nonostante si dichiari a lei apertamente? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.